Penso che abbiamo visto tutti i trailer di Natra, insomma, della versione 5.0. Abbiamo già delle domande per quanto riguarda Capitano, Mawika. È stata citata la Zarisa, sono stati citati anche i nomi antichi. Concetto piuttosto particolare che sicuramente verrà espanso nella trama della 5.0 e ovviamente ne parleremo. Però permettimi, voglio prendermi giusto questo video per parlarti di un piccolo aspetto della trama della 4.8 che ho già visto qualcuno analizzare sul web, insomma altri canali su YouTube, soprattutto internazionali, che hanno fatto secondo me un bel lavoro. Solo che molte volte, come dico sempre, si va a mixare la trama del gioco con teorie strampalate dove nel mix ci buttiamo di tutto. E questo è un bel guaio, per quale motivo? Perché poi non c'è più differenza tra la trama attuale e quella che è semplice e pura teoria. E io, come dico sempre, la teoria va benissimo, assolutamente, non è che è sbagliato fare teorie, però bisogna dividere appunto tra quella che è la trama effettiva e quello che magari sto partorendo io con la mia testa. Senza contare poi che purtroppo questa parte di trama, o quantomeno della lore, della 4.8, soffre tantissimo di alcuni errori di traduzione sia nella versione inglese di Genshin Impact sia nella versione italiana, perché la versione italiana viene tradotta ovviamente dalla versione inglese. Questo perché è problematico? Perché vengono utilizzati dei concetti, dei nomi all'interno di alcuni libri che andremo ad analizzare e appunto le persone si fanno determinate idee, vanno ad unire determinati puntini che non dovrebbero essere uniti, perché ho visto qualcuno per esempio citare un Kai Impact Third, dato che c'è stato un plot twist molto interessante nel capitolo 3X. Ora non ti farò uno spoiler appunto per quanto riguarda questo capitolo della parte 2, perché poi arriverà anche una recensione sul canale di questo, però appunto bisogna specificarle queste cose perché ci sono degli errori di traduzione purtroppo, poi le puoi chiamare anche libertà poetico, quantomeno libertà di adattamento, però in cinese alcune parole significano un'altra cosa e dato che il senso della frase si va a perdere è giusto specificare queste cosine. Va bene? Quindi di che cosa ti vado a parlare all'interno di questo video? Parliamo di una serie di libri veramente molto interessanti che puoi trovare all'interno di questa patch. E questi libri sono questi qua che ora ti faccio vedere qua su schermo, che si vanno ad intitolare, aspetta che ci arriviamo, sono gli ultimi che abbiamo aggiunto nel nostro archivio, ovvero questi qua, La piccola strega e La fiamma perpetua. Allora, questo perché è importante? Perché dobbiamo parlare appunto di questi libri? Perché ovviamente ritorna l'Ex Encirclo, ovvero questo che cosa significa? Che questi qua sono dei libri che sono stati scritti dalle varie maghe, dalle varie streghe, appunto, di questa fazione di Genshin Impact. Ogni libro è scritto da una strega, da una maga diversa. E allora, cerchiamo di fare un minimo di contesto appunto sul come siamo arrivati a questo libro e tutto il resto, perché questo fa ovviamente riferimento alla trama della 4.8 con Simulanka e tutto il resto. Perché questo libro era stato scritto appunto dalle maghe, dalle streghe dell'Ex Encircle, per essere poi donato ad un'altra di queste streghe, ovvero la signorina Anders Dotter. Era la strega che viene nominata spesso all'interno di Simulanka, insomma dell'ultima parte narrativa, perché lei si vedeva un pochino in difetto. Cioè, questo che cosa significa? Che non era un essere vivente con un'aspettativa di vita così tanto lunga come quella delle altre streghe. E quindi, dato che non era una persona con così tanto potere, si vedeva un pochino in difetto all'interno di questo gruppo di streghe. E quindi, che cosa hanno deciso di fare queste streghe all'interno dell'Ex Encircle? Di scrivere questa storia su questo personaggio della piccola strega che doveva affrontare un viaggio e capire che anche lei, nonostante non aveva appunto questo grande potere, alla fine poi però poteva appunto unirsi a questo gruppo di persone. E quindi, insomma, l'origine di questo libro è molto interessante perché man mano che ti vai a leggere la storia, che ti stai consigliando di andare a leggere, ora non è che mi metterò a parlare di ogni singolo aspetto, assolutamente no, però appunto si va a narrare appunto la storia di questa piccola streghetta e ogni parte di questa serie di libri è scritta da una strega diversa. Per esempio, il primo libro è scritto dalla signorina Alice, ovvero la mamma di Clive. Mentre invece il volume 2
che ti faccio vedere qua su schermo. Il volume 2 è scritto da Barbelot. Il volume 3, invece, è scritto da Reindottir. Te la ricordi, Reindottir? Allora, specifichiamo che magari la gente non sa. Barbelot è la maestra di Mona. Reindottir, invece, è la madre di Durin e di Albedo. E fa parte anche dei 5 peccatori di Carrea. Su questo trovi già un video dedicato per la trama della 4.7. Poi andiamo avanti. Il volume 4, invece, è stato scritto da Ivanovna N, che aveva come iniziale la J, va bene? Che poi lei è morta e come successore appunto di questo personaggio abbiamo la signorina Scarlet, che abbiamo conosciuto un annetto e mezzo fa nella prima patch, dove appunto veniva citata anche l'esistenza appunto dell'Exen Circle. Il volume 5 è stato scritto da Nicole. Il volume 6, invece, che sarebbe questo qua, è stato scritto da Octavia, e questo è un personaggio che non si è ancora visto all'interno del gioco. Non che le altre le abbiamo viste, però insomma viene citato poche volte. Mentre invece l'autore, o quantomeno l'autrice, del volume 7 è un mix di persone, perché è stato scritto da tutte le varie maghe per andare a concludere questa trama. Ora, specifichiamo anche un'altra cosa per dare un minimo di contesto. Questa serie di libri, che appunto tu puoi leggere all'interno dell'archivio, insomma all'interno del gioco, sono stati scritti durante gli ultimi anni appunto della vita della signorina in Understotter. E che cosa è successo? Che tra il volume 5 e il volume 6 è venuta a mancare appunto questa strega. E quindi quando ti vai a leggere anche la descrizione del volume, c'è proprio scritto: guarda, ma ha senso continuare a scrivere questa storia? Perché dato che loro volevano regalare appunto questo libro a questa persona, adesso la persona non c'è più. Però dato che bisogna comunque arrivare a una conclusione per la vicenda di questo personaggio, allora vanno avanti appunto a descriverlo. Poi, a parte questo, un'altra cosina che ti posso dire è che ovviamente ci sono un sacco di riferimenti all'interno di questo libro a diversi concetti della lore di Genshin Impact e tutto il resto. Diciamo che la storia è molto interessante perché ci sono molti paralleli, però la parte che voglio evidenziare in questo momento, e dopo ce ne sarà anche un'altra molto importante, è il volume 2, perché qua ci sono un bel po' di errori nella traduzione. Intanto ti vado un pochino a leggere qualcosina, perché giusto per darti un'idea, questo libro, quantomeno questa parte, è stata scritta appunto da Barbelot, che ti va a descrivere come funziona l'astrologia in altri mondi, quindi è un contesto esterno a Teyvat. Poi ovviamente il tutto deve rispecchiare la trama, quantomeno il contesto di questa storiella, insomma di questa piccola strega, però fidati, è una cosina importante. Ti vado a leggere questo passaggio. Nel nostro mondo le stelle sono i filamenti celesti a cui gli esseri umani sono legati. In altri mondi, invece, gli studi astrologici hanno come oggetto le energie eclettiche del Sole, le volontà dei governanti planetari e delle schiere celesti, le energie dei satelliti e delle lune, le interferenze energetiche degli astri più remoti e l'energia oscura che pervade il nero cosmo. Ovviamente tutte cose che esercitano una qualche influenza anche sul nostro pianeta, ma vengono ampiamente mitigate da un colossale manto celeste. Allora, specifichiamo anche qua. Che cosa significa tutto ciò? Che ti vanno a dire che l'astrologia appunto funziona in modo diverso su Teyvat. Per quale motivo? Perché un certo signorino di nome Scaramouche nella patch 1.1 ci ha detto che the sky is fake, ovvero il cielo è falso. Quindi questo che cosa significa? Che lo studio degli astri, anche per andare a prevedere il futuro, il destino di un personaggio, è un qualcosina di diverso, proprio perché tu stai studiando degli astri nel cielo che però non rappresentano quelli reali. E quindi quando appunto Barbelot ti va a dire che in altri mondi l'astrologia si basa su diverse cose, e questo non funziona all'interno di Teyvat, perché questo manto celeste che ti va a descrivere dovrebbe essere appunto il cielo falso. Vedi come tutto torna. E poi andando avanti ti va a dire: a tal proposito gli altri pianeti si riferiscono ai corpi celesti effettivi come Archon e a quelli teorizzati come virtuali. Il pianeta su cui abitava la piccola strega non faceva eccezione. In effetti anche noi definiamo Archon le volontà provenienti dal cielo. Di solito sono pianeti che possiedono forme di vita senzienti e sono in numero di 7, ed è per questo che vengono chiamate 7 Archon. In quanto a quelle virtuali, il loro numero varia tra 1, 2 e 4. Il pianeta su cui si trovava la piccola strega era probabilmente uno di quelli, e il tratto virtuale che lo distingueva
chiamava, era Il Sole Oscuro. Ora, qua ci sono una marea di errori, veramente una marea di errori per quanto riguarda questa traduzione. Innanzitutto, non fa riferimento a sette pianeti, perché qua si può intendere questo, ma sette Archon. E anche la parola Archon viene utilizzata in modo sbagliato qua nella traduzione inglese e nella traduzione italiana, perché in cinese si fa riferimento ad un'altra cosa. Te lo faccio vedere direttamente dalla wiki di Genshin Impact, che ha fatto una traduzione non ufficiale di tutto ciò. Sarebbe questa qui. Translation Notes. Ti va bene o male a dire, guarda, che ci sono appunto dei problemi in questa traduzione inglese, perché non va a tenere conto appunto delle terminologie che sono state utilizzate all'interno del gioco. Proprio perché c'è qualcosina di profondamente sbagliato. Cioè, l'utilizzo della parola Archon purtroppo non è così tanto chiaro come te lo fanno passare all'interno di questo testo. Infatti ti vanno a dire qua che quando si riferiscono, per esempio, a oggetti, insomma, del corpo celeste, insomma, tutte queste cose qua, oltre al fatto che la parola Archon potrebbe essere sbagliata, o quantomeno per come viene utilizzata, quando poi ti va a parlare di questi corpi celesti, di questi altri mondi e tutto il resto, è sbagliato definirli Archon, perché per loro Archon è appunto un'entità, o quantomeno un essere vivente, mentre invece qui si intende appunto qualcos'altro, si intende un qualcosina che può essere riferito a oggetti astronomici ipotetici. Che cosa sono queste cose? Te li faccio vedere qua, questa robina qua, ovvero che sono essenzialmente dei pianeti che magari secondo diversi documenti storici potrebbero essere esistiti, ma del quale non abbiamo delle prove. Questo perché è importante? Perché nel contesto di questa storia ti nasce da intendere che appunto questi altri pianeti dovrebbero funzionare in un altro modo, quando magari non è del tutto così. Senza contare che quando poi lei ti va a descrivere degli oggetti celesti extra, o quantomeno degli oggetti celesti virtuali, che te li faccio rivedere anche qua in gioco, vedi che c'è scritto in quanto a quelle virtuali. Pure questo è sbagliato, perché per virtuale tu magari potresti intendere un qualcosa di effettivamente virtuale o di un qualcosina che a tutti gli effetti non esiste. Questo perché è sbagliato? Perché se tu vai a tradurre letteralmente dal cinese, si può tradurre con qualcosa di extra, quantomeno di aggiuntivo. E qui ho visto una marea di persone fare un sacco di collegamenti con Honkai Impact Earth. Per quale motivo? Non ti voglio fare troppi spoiler, però diciamo che nel capitolo 3X ti viene svelato che una determinata location è virtuale. Però non puoi fare il collegamento, perché appunto l'utilizzo di questa frase, o quantomeno di questo termine, è sbagliato qui. Quindi se vedi qualcuno che ti parla di questo, te lo posso assicurare, la persona che si informa della trama non ci azzecca molto, ok? E poi oltre a questo, quando poi ti va a citare questo sole oscuro, ovvero questo Dark Sun che viene citato anche qua, il tratto virtuale che lo distingueva era il sole oscuro, ora qua ovviamente ci puoi fare altri collegamenti. Cioè, questo che cosa significa? Te lo ricordi la dinastia dell'eclisse di Carrea e tutte queste cosine qua? Ovviamente il collegamento lo puoi fare, solo che questo termine non viene tecnicamente da cose che puoi collegare a Teyvat. Per quale motivo? Proprio perché non è una traduzione letterale, molto poetica. Quindi anche qua, quando vedi scritta questa cosa, è lecito pensare a Carrea, ma tecnicamente il collegamento anche qua non c'è. Senza contare che molto probabilmente, quando appunto ti va a descrivere questi mondi virtuali, magari appunto Barbaroth fa riferimento ad un altro concetto, ovvero le Exomoon, le lune Exo. Che cosa sono queste cosine qua? Sono dei satelliti naturali di alcuni pianeti appunto simili alla Terra, insomma qualcosina del genere. E capito? Quindi pure qua vedi che c'è un collegamento piuttosto interessante tra astrologia o quantomeno astronomia e tutto il resto, che volendolo puoi ricontestualizzare all'interno di Genshin Impact con questa robina qua del Dark Sun, della dinastia dell'eclisse, di Carrea e tutto il resto. Però la traduzione è molto, molto arbitraria. Però in ogni caso, questo libro è comunque interessante, perché ti va a descrivere delle cose al di fuori di Teyvat. Poi le vogliamo prendere alla lettera? Sono informazioni del quale ti puoi fidare? Io questo ovviamente non lo so. Però è interessante come aspetto. Mentre invece l'altra cosina piuttosto interessante per quanto riguarda il volume 6, questo volume, come ti ho detto prima, è stato scritto da un'altra strega, ovvero
dalla signorina Octavia. Questa signorina Octavia viene citata poche volte all'interno della storia, e praticamente questo personaggio ha deciso di essenzialmente vagare e continuare a viaggiare per tutta la sua vita. E questo è particolare per quale motivo? Perché, insomma, il fatto stesso che il personaggio riesca a scrivere un libro e darlo alle altre streghe vuol dire che, insomma, è tornata da diversi viaggi e quindi, insomma, ha poco tempo appunto per descrivere una piccola storiella. Però, a parte questo, dato che è un personaggio molto particolare all'interno della lore di Genshin Impact, qua ti va a dire una parte che secondo me è molto interessante. Ovvero questa cosina qua. L'intero cosmo sta per morire. Le cose hanno raggiunto il culmine non molto tempo fa, ma presto finiranno per precipitare. Ora, pure qua è una frase che vogliamo prendere alla lettera, è un qualcosa che fa riferimento alla realtà di Teyvat. Ti voglio giusto specificare che questo è un dettaglio che viene detto anche all'interno della storia, insomma ti viene descritto anche in altri contesti, che Octavia ha scritto questo libro essenzialmente nello stesso modo nel quale ha scritto tante altre cose, ovvero che lei va sempre a mettere se stessa all'interno di una storia. Quindi questo che cosa significa? Che il personaggio non va a crearne un altro, appunto per dire guarda quel personaggio lo faccio io, gli dico io che cosa fare e tutto il resto. No, è letteralmente Octavia che sta scrivendo lei stessa, quindi Octavia, all'interno della storia. Quindi se lei ti sta dicendo qualcosa, probabilmente lo potresti anche prendere alla lettera. Quindi questo che cosa significa? Che se forse appunto l'intero cosmo sta per morire, vuol dire che qualcosa è successo all'esterno di Teyvat. Come questo lo possiamo rielaborare all'interno della lore di Genshin Impact, Honkaiverse e tutto il resto? Che se per cosmo intendi il collegamento che c'è tra Teyvat e l'albero immaginario, o mondi a bolla, insomma tutte queste cose qua, allora tecnicamente ha senso, forse. Perché vuol dire che qualcosa è morto all'esterno di Teyvat. Poi, perché questo non abbia un impatto all'interno della trama di Genshin Impact, ma quantomeno all'interno di Teyvat, forse dipende da Celestia, probabilmente. Però appunto, qualche collegamento volendolo si può fare, volendo. Io non ti voglio dire di prendere tutta la lettera, assolutamente no, però è molto interessante. E poi a parte questo, altre cosine che ti posso dire un pochino sparse, non tanto su questo libro, ma che volendo le possiamo ricollegare appunto a Simulanka e anche a Natran, è che ovviamente se ti ricordi all'interno di Simulanka si fa molto riferimento ai vari nomi dei personaggi. Cioè questo che cosa significa? Che l'idea stessa di creare il mondo di Simulanka era quello di vedere se un personaggio come Durin, che era appunto il figlio di Raindotter, poteva avere un destino diverso. Quindi questo che cosa significa? Che tu hai appunto la realtà, Simulanka, personaggi con lo stesso nome, che guarda caso poi riescono ad avere un destino diverso quando cambiano il loro nome. Questo concetto, volendo appunto, lo puoi riapplicare anche a Natran. Perché se ti vai a vedere il trailer, viene citato molte volte come questo nome antico va un pochino a decidere il destino di un personaggio, quantomeno lo rappresenta. Perché se non hai appunto un nome antico, vuol dire che non potrai avere successo, quantomeno insomma, vincere il torneo o qualcosina del genere. Quindi è un concetto molto importante. Ora te lo sto bene o male ricollegando così, perché ancora non sappiamo appunto qual è la trama di Natran a tutti gli effetti. Va bene? Tralasciando questo però, citando altre cosine che reputo interessanti per quanto riguarda la parte di Simulanka e tutto il resto, è che dato che dobbiamo fare collegamenti, no, tra Exen Circle, Klee, Alice, Nomi e tutto il resto, ora ti voglio andare a riprendere una cosina che immagino che non tutti hanno all'interno del gioco. Cioè questo che cosa significa? Ti vado a riprendere un aliante molto particolare. Quale sarebbe questa aliante? Te lo faccio vedere direttamente dalla wiki di Genji. Sarebbe questo qua, ovvero Wings of Feasting. Questo è praticamente l'aliante che avevano dato nel 2021, 22, non mi ricordo che anno era, che era legato appunto alla collaborazione con il KFC. Perché questo è importante? Perché qua si parla di cose extra Teyvat, extra appunto la nostra storia, la nostra trama che stiamo seguendo. Ora, questa è un'informazione importante? No, assolutamente no. Però c'è una piccolissima linea di dialogo che reputo
relativamente interessanti. Ovvero che qua, alla fine della descrizione, alla fine della descrizione di questo oggetto, c'è una piccola frase di Klee che ti va a dire: i confini di Teyvat stanno diventando sempre più fragili nel corso di questi ultimi 2 anni. Sembra che mamma dovrà, insomma, fare un bel po' di lavoro, o quantomeno sarà occupata a risolvere questa situazione. Questo che cosa significa? Che appunto questa aliante, insomma queste ali che sono arrivate nella patch 2.3, quindi era ancora il 2021 forse, o quantomeno 2022, insomma sono arrivati 2 anni dopo Genshin. Quindi vuol dire che i 2 anni sono contestuali nella storia o sono contestuali col fatto che è un vago riferimento ad Aloy che avevano reso disponibile nella 2.1, col fatto che sono passati 2 anni dall'uscita di Genshin in quel contesto? Io non lo so. Però ti va a rimarcare il fatto che Alice va a controllare appunto i confini di Teyvat. Giusto per aggiungere qualcosina di interessante. Mentre invece un'altra cosina che reputo accattivante invece in questo caso è che, dato che come ti ho detto prima c'è questo errore di traduzione, no, tra arconti, astrologia, astronomia e tutto il resto, un'altra cosina che è stata citata pochissime volte nella storia, che però mi sento di aggiungere anche a questo tipo di approfondimento, è che ti ricordi quando hanno descritto la trama di Albedo, no? Ti avevano detto che Albedo aveva fatto un viaggio con Rhaendottir alla ricerca di un artefatto molto potente. Questo artefatto si chiamava essenzialmente il cuore di Naberius. Non si sa come è fatto questo artefatto, non sappiamo quale dovrebbe essere appunto il suo utilizzo, il suo scopo, quantomeno a che cosa dovrebbe servire tutto il resto. Però quello che sappiamo è che dovrebbe appartenere appunto a una divinità. Per quale motivo? Perché se ti vai a leggere la traduzione di questo nome, di Naberius, dato che dovrebbe essere appunto una divinità, potrebbe anche essere stato un arconte. E se è stato un arconte, vuol dire che forse non è tanto il cuore di Naberius, ma potrebbe anche essere un'agnosi. Ora, questa informazione è anche un pochino datata, è giusto specificarlo. Però sarebbe interessante che Rhaendottir ha messo le mani su magari un'agnosi che non funziona più, perché forse l'autorità elementale che c'era al suo interno, nel caso dovesse essere appunto in questo modo, o quantomeno dovesse essere corretta questa informazione, è stata trasferita su un'altra cosa. Però tu che ne sai appunto, quel oggettino che va a ricordare una pedina degli scacchi e tutto il resto, che cosa dovrebbe funzionare al di fuori della autorità elementare e tutto il resto? Però vedi, sono un sacco di informazioni, di riferimenti, di lore che ci sono collegate a Rhaendottir, insomma a questi membri dell'Exen Circle, che è piuttosto interessante. E giusto per riprendere alcune altre piccole informazioni di lore, ti voglio giusto descrivere come secondo molte persone questa fazione dovrebbe proteggere Teyvat dal rischio appunto che ci siano delle profezie o insomma dovesse accadere qualcosina di simile al cataclisma. Ora, questa cosa è stata detta da tante persone in rete, non credo che sia più così. Per quale motivo? Perché ti lasciano intendere che l'Exen Circle ormai non si va a riunire da tantissimo tempo, e quindi il senso stesso che questa fazione dovrebbe in qualche modo proteggere Teyvat da qualche profezia non credo che sia corretto, senza contare che adesso le profezie che c'erano erano di Fontaine. E lì il Traveler è riuscito a sventare tutto e non si sono viste maghe, streghe e tutto il resto. Ora dovrebbe esserci un'altra specie di profezia Natra, almeno così avevano detto dal trailer, però anche là dubito che vedremo il coinvolgimento di alcune maghe o quantomeno di personaggi legati a questa fazione. Però è interessante perché sono tutti personaggi molto potenti, insomma Alice, Rhaendottir e tutte queste cose qua, senza contare che, giusto per citare o quantomeno ricitare il titolo di questo libro, ovvero La fiamma perpetua, perché questo è importante? Perché ti voglio giusto ricordare che all'interno di Natran, quantomeno del trailer, ti viene detto che Natran stessa è riuscita a superare o quantomeno a gestire il pericolo dell'abisso grazie a questa fiamma che non va a spegnersi. Quindi fiamma perpetua, questo potere che la piccola strega va ad ottenere nel libro, potrebbe essere un riferimento anche a questo concetto qua di Natran? Non lo so, però dato che molte persone hanno detto che all'interno di questo evento estivo non si sono visti dei riferimenti a Natran o quantomeno alla prossima regione, vedi che però rileggendo questi libri
qualcosina di riferimento c'è, se vai a prendere in considerazione tutto quello che si è visto anche all'interno di Simulanca e non solo quello. Poi magari sono solamente teorie, ipotesi, tutto il resto. Io ti ho semplicemente detto quello che ho trovato, quello che puoi trovare anche tu nel gioco, ho unito diversi puntini e tutte queste cose qua. Le reputo, a mio modo di vedere, interessanti, magari sono un aperitivo appunto per quanto riguarda Natran, o quantomeno un'anteprima della storia, però dato che si trattava appunto di una serie di libri che sono all'interno del gioco e a mio modo di vedere sono comunque interessanti perché ti aprono a contesti su personaggi che non abbiamo ancora visto, era doveroso appunto dire qualcosina al riguardo. Detto questo, gente, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Non so se arriverà un altro approfondimento narrativo nelle prossime settimane, vediamo se mi convinco di fare qualcosina su Natran, però nel caso, gente, stay tuned perché sicuramente parleremo di qualsiasi cosa legata alla lore, legata alla trama di Genshin, che dovrebbe interessarmi a tal punto per parlarne, perché se dobbiamo stare qua a fare solamente teorie spicciole, non credo di essere la persona più indicata per farlo. Però sicuramente parleremo di tante altre cose una volta che arriverà Natran.